Mister Francesco Sabatino Metropolis ti chiede: arriva la gara contro un Palermo in difficoltà per i tanti casi di Covid. Che tipo di gara ti aspetti e poi se c'è qualcuno tra gli indisponibili che può essere recuperato? Allora, diciamo che tra gli indisponibili c'erano i nomi già noti, restano tali. Abbiamo avuto questa settimana a disposizione, questa settimana, mini settimana, Lia, che sta ricominciando a toccare la palla con il gruppo, è rientrato, quindi è una notizia piacevole sia per il ragazzo che soprattutto anche per la squadra stessa. E mentre per gli altri non è cambiato assolutamente nulla. Siamo sempre i soliti, Trost fuori, Golf fuori, Cernigoi fuori. E questa è la situazione, diciamo, generale. Che partite mi aspetto? Ovviamente la dimostrazione del Palermo nel derby col Catania ha detto che questa è una squadra che, nonostante tutto, ha sfoggiato una prestazione maiuscola da blasone e anche da protocollo, se vogliamo, lasciatemi passare il termine, perché comunque in quelle difficoltà secondo me che si compattano i gruppi, e lo hanno dato dimostrazione anche a fine partita, riunendosi tutti i ragazzi, festeggiando un punto che è meritato, tra l'altro, che a dimostrazione che sono andati oltre qualsiasi tipo di difficoltà, soprattutto da un periodo piuttosto lungo. Quindi da parte nostra ci deve essere questa consapevolezza, farne tesoro e essere soprattutto in grado di poterla pareggiare, se non addirittura superarla, perché per affrontare ed essere protagonisti in questo campionato bisogna andare oltre le proprie possibilità. Ma di cavolo in questa Via Live, dopo aver tenuto testa al San Nicola Abate, aver affrontato in trasferta Catania Teramo e Avellino, con il Palermo è il primo test tra i più difficili da affrontare a menti. Beh, diciamo che il nostro percorso è partito comunque in salita, nel senso che abbiamo incontrato come prime elencavate le squadre che parteciperanno fino alla fine per la competizione a questo campionato. Domani ci sarà un'ulteriore prova per noi, ovviamente in un campionato dove non viene messa in risalto solamente la qualità tecnica, organizzativa o singola, ma dobbiamo combattere anche con quelle che sono le difficoltà oggettive del periodo che tutti stiamo sopportando e stiamo vivendo. E quindi da parte nostra ci dovrà essere un'attenzione massima. Cercando di sbagliare il meno possibile, cercando di finalizzare meglio, mettendoci quella cattiveria necessaria sotto porta per non vanificare tutto ciò che di buono abbiamo fatto e facciamo, e quindi andare a migliorare giorno per giorno, settimana per settimana, partita per partita, al di là di chi sia l'avversario, quelle situazioni che ci possono consentire di portare a casa dei punti. E non solo contro il Palermo, ma contro chiunque, e convincerci che ci manca ancora quel piccolo passo per determinare ancora di più quella che è la nostra consapevolezza e la nostra partecipazione in questo campionato. Claudio De Vito, da Punto Nuovo, si riescono a trovare, come si riescono a trovare degli stimoli nell'affrontare un Palermo senza panchina? Beh, solo il nome della squadra che affrontiamo è già sufficiente. Credo che sia un test per molti impegnativo, perché non so in quanti abbiano avuto mai la possibilità di confrontarsi con squadre come il Palermo. Quindi, ma ripeto, il mio pensiero va sempre alla mentalità che noi stiamo cercando di costruire. Al di là di chi sia l'avversario, la Juve Stabia è la Juve Stabia. E come tale deve presentarsi in campo e deve difendere questo nome e questa maglia. Quindi, e soprattutto quello che di buono è stato fatto fino ad oggi, bisogna confermarlo, ma bisogna anche migliorarlo. Cioè, i test contro gli avversari sono importanti se la Juve Stabia fa la Juve Stabia. Se
Se non facessimo la Juve Stabia sarebbe un problema dipendere solamente dagli avversari. Ma ribadisco che non sono gli 11 uomini o la non panchina del Palermo che mi preoccupa, per un semplice motivo, perché il Palermo ha dimostrato di essere Palermo anche in questa condizione menomata. Giuseppe Amato infatti gli chiedeva proprio questo, quindi saltiamo, Natale Giusti Vicento, a che punto la condizione fisica generale della squadra in una settimana molto intensa con questi impegni così ravvicinati? È sempre una settimana anomala che non ti consente di preparare le gare come vorresti, devi cercare di far recuperare al meglio dopo prestazioni soprattutto come quelle di Bari che portano via energie non solo da un punto di vista fisico ma soprattutto mentali, i viaggi, la preparazione della partita successiva è quella che ci sarà tra 4 giorni, quindi sono tutti aspetti che vanno considerati e vanno trovate quelle soluzioni che ti possano far rendere meglio il giorno della gara, trascurando purtroppo, ahimè, qualcosa che invece in una settimana tipo riusciresti a gestire un po' meglio. Quindi la condizione fisica è sicuramente accettabile, ma non può essere ottimale. Francesco Maresca, Sport Report Magazine, nei prossimi 4 giorni ci saranno 2 incontri importanti contro 2 rivali storiche per i tifosi della Juve Stabia. Purtroppo i tifosi sugli spalti ovviamente non ci saranno. Cosa dirai ai calciatori per far capire l'importanza di questi 2 match, soprattutto il derby che ci sarà contro la Tunis? Beh, il derby è sempre un derby, noi ne facciamo diversi quest'anno e credo che non occorrano molte parole. È una rivalità sportiva che conosciamo, ne siamo al corrente e credo che già anche attraverso, non lo so, l'incontro con un semplice tifoso per strada piuttosto che il salumiere, credo che il giocatore già apprenda qual è il significato di questa gara. Però credo che in questo momento bisogna dare la priorità, come è giusto che sia, alla partita con il Palermo, che è altrettanto importante, perché è la più importante, perché è quella che andiamo ad affrontare tra 24 ore e quindi nel momento in cui poi ci sarà da pensare anche al derby lo faremo. Però allo stato attuale, ripeto, la voglia dei calciatori e il desiderio di confermare di essere la Juve Stabia rappresenta per tutti una grossa responsabilità e va vissuta come tale ed è un peso che dobbiamo essere in grado di poter sopportare, però senza appesantirci più di tanto, ma non dimenticarlo mai, perché ne va di mezzo della carriera personale nostra, del gruppo e di quello che può essere un futuro migliore per tutti. Quindi da questo non ci possiamo discostare assolutamente. Grazie. Prego.